Salve, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Dopo i cosiddetti veleni in procura arrivano i cosiddetti veleni per alcuni in sovrintendenza, sovrintendenza e beni culturali. Dopo la sospensione della sovrintendente Beatrice Basile, adesso gli ambientalisti si sono recati in procura. Ascoltiamo perché. Dopo quelli dalla procura, ecco spuntare veleni alla sovrintendenza dei beni culturali. Siracusa, iniettata in dosi massicce nel corso dell'ultimo anno, da quando cioè si è scoppiata la grana del sovrintendente Orazio Micali, defenestrato dall'allora assessore regionale ai beni culturali, Maria Rita Sgarlata. Contro quella decisione ci sono state manifestazioni in Piazza Duomo da parte dei rappresentanti del mondo imprenditoriale. Di contro, le associazioni ambientaliste hanno espresso la loro soddisfazione per la nomina della dottoressa Beatrice Basile al posto di Micali, ritenendola più idonea e sensibile ad affrontare problemi importanti quali la perimetrazione del Parco della Neapolis e il piano paesaggistico. Quello che doveva essere un normale avvicendamento al vertice di una delle più importanti sovrintendenze della Sicilia si è trasformato in un caso giudiziario. Micali ha ottenuto dal giudice del lavoro la reintegrazione, nei fatti mai avvenuta, mentre lo scorso mese d'agosto è pervenuta la sospensione della sovrintendente Basile a seguito dell'ispezione avvenuta qualche settimana prima, disposta dal dirigente regionale dell'assessorato regionale ai beni culturali. Le motivazioni della rimozione della sovrintendente sono spiegate in un messaggio postato sui social network all'ingegnere Massimo Rili, presidente ANCE Sicilia, tra i promotori dell'iniziativa a sostegno di Micali. Rili sostiene che la Basile abbia operato una discriminazione, avallando con il proprio assenso l'installazione di una piscina non interrata nella villa a meno di 150 metri dal mare di proprietà dell'assessore regionale all'ambiente Sgarlata. Il movimento ambientalista minimizza l'episodio, lo annovera come un atto di killeraggio politico, lo fa il Comitato per la salvaguardia delle mura dionigiane, recapitando al governatore Crocetto una lettera con la quale bolla come sciocchezze strumentali le motivazioni della sospensione della sovrintendente, ponendo in cattiva luce l'assessore Sgarlata per avere richiesto ed avuto assentito un risibile manufatto precario. Si muove anche il Movimento dei Verdi, i cui rappresentanti locali sono stati ricevuti questa mattina dal procuratore capo Francesco Giordano, al quale hanno espresso le loro perplessità, ma soprattutto hanno sporto una denuncia. Abbiamo ascoltato nel servizio precedente qual è il quadro generale di quello che sta accadendo, starebbe accadendo alla sovrintendenza, quindi ambientalisti in procura per sporgere denuncia, ma vediamo qual è il resoconto delle motivazioni e la voce del coordinatore dei Verdi, Peppe Patti. La rimozione della dottoressa Basile arriva dopo un mese di agosto abbastanza travagliato per l'assessorato regionale ai beni culturali. Un primo avvio di provvedimento di revoca di tutte le nomine dei sovrintendenti, dopodiché un'ispezione a sorpresa a seguito di una lettera anonima il 6 di agosto e un provvedimento di avvio, un provvedimento di fine ispezione e di avvio del provvedimento di revoca nei confronti della dottoressa Basile al 22 di agosto. Hanno lavorato parecchio in questo mese all'assessorato ai beni culturali, dobbiamo esserne fieri della buona lena che il direttore Giglione ha imposto ai suoi ispettori e ai suoi uffici. E riteniamo che un provvedimento di revoca assurdo, immotivato, quasi falso, anche perché a tutt'oggi non sappiamo noi e non sa soprattutto la dottoressa Basile, da quello che ci ha dato sapere, ci ha fatto sapere, non sa il reale motivo della sua rimozione. Restiamo abbastanza basiti, agiremo e adiremo nelle sedi più opportune affinché questi atti vengano sospesi, perché appunto secondo noi illegittimi e ai limiti della legalità, domani quanto prima faremo sapere quali iniziative intenderemo compiere nei confronti di questo Gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima, insieme agli uomini del gruppo Interforze di contrasto all'immigrazione clandestina della Procura della Repubblica ed altre forze di polizia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini palestinesi, 39 e 33 anni, ritenuti responsabili del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, accusati quindi di essere gli scafisti di uno dei recenti sbarchi avvenuti ad Augusta.
Parliamo adesso di lavoro e del pericolo di perderlo. 14 lavoratori di un'agenzia di vigilanza privata, dal 1 ottobre infatti, saranno senza più l'occupazione. La ditta, che non ha ricevuto la conferma della commessa da parte dell'ISAB, ha già inviato loro l'avviso di licenziamento. Intanto il sindacato ha annunciato ci rivolgeremo al prefetto. Programmato per domani, venerdì, dalla Filcams CGIL e dalla Will Tux Will di Siracusa lo sciopero dei lavoratori della vigilanza della ditta Etna Polis, impiegati nella commessa già ISAB Energy, con un presidio dei lavoratori che si terrà davanti alle portinerie dello stabilimento priolese. Lo sciopero è stato indetto a sostegno dell'avvertenza contro la procedura di licenziamento collettivo aperta dalla ditta di vigilanza l'11 agosto, a seguito della disdetta del contratto di vigilanza della portineria già ISAB Energy disposto da ISAB, che avrà decorso al 1 ottobre. Con l'acquisizione del ramo dell'azienda da parte di ISAB, della ISAB Energy, afferma Stefano Gugliotta, segretario provinciale della Filcams, l'ISAB ha pensato di razionalizzare gli ingressi negli stabilimenti. Il primo adempimento è stato quello di recedere dal contratto di 4 anni a suo tempo stipulato con Etna Polis, azienda che da poco più di un anno era subentrata nell'appalto in sostituzione della Metronot SRL, ora in liquidazione. I 14 lavoratori della commessa, a suo tempo assunti a tempo determinato, da poco meno di 6 mesi avevano raggiunto la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La doccia fredda dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo, giunta in piena estate, ha avuto quindi l'effetto dirompente di trascinare nella disperazione 14 famiglie che dal 1 ottobre non avranno alcuna prospettiva. E questo è un segnale allarmante e preoccupante che la nuova proprietà russa di ISAB lancia all'intera provincia di Siracusa, afferma Anna Floridia, segretaria della Wiltux. Attorno allo stabilimento ISAB ruota un indotto tra terziario, edili e metalmeccanici di oltre 1.500 addetti. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto al prefetto di Siracusa di farsi portavoce per convocare le organizzazioni sindacali e le parti datoriali per sottoscrivere un accordo integrativo che garantisca i lavoratori. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'assegnazione in diritto di superficie delle aree per servizi acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. Vediamo nei particolari. Potrebbe sembrare anche una questione di tempismo, i terreni abbandonati sono quelli che poi spesso diventano anche il luogo dove scoppiano gli incendi più pericolosi. Nei giorni scorsi è avvenuto quello che è avvenuto nella zona delle Pipoli, quindi cade letteralmente bene questa iniziativa. Esattamente, cade a fagiolo, ma questa è un'iniziativa a cui noi consiglieri comunali avevamo già pensato dalla scorsa consiliatura. Io ricordo un atto di indirizzo votato da tutti i capigruppo, sia di maggioranza che di opposizione, per l'adozione di questo regolamento. Un regolamento che esiste in tutti i comuni civili d'Italia. Questo è uno strumento straordinario a servizio della collettività, le cui potenzialità sono smisurate. Certo, adesso dovremmo aspettare i tempi di adozione di questo provvedimento da parte della Giunta e degli uffici, quindi la loro concreta attuazione, ma c'è questo strumento, è uno strumento che va nella direzione di riqualificazione del territorio, di bonifica, di rilancio dell'immagine della città, di recupero di tutta una serie di aree a servizio di quartiere e che è messo nella disponibilità adesso di tutti e finalmente potremo, diciamo, dare lustro nuovamente a questa nostra città. Grazie all'iniziativa anche di tanti privati. Adesso aspettiamo che la Giunta dia attuazione a quello che noi abbiamo fatto. Beh, ora, dopo quello che ha detto il Presidente Foti, direi di rimbocchiamoci le maniche subito. Entriamo subito a regime. L'amministrazione è stata brava a recepire questo atto di indirizzo rinnovato, come ha detto il Presidente, nel febbraio 2014, ma ricordo che 3 anni fa analogo indirizzo fu votato all'unanimità da tutti i gruppi consiliari, ma quell'amministrazione, ahimè, non recepì l'indirizzo forte del Consiglio Comunale. Questa amministrazione invece, d'accordo con la Commissione Urbanistica, ha lavorato intensamente su questo regolamento, lo ha perfezionato, sarà modificabile se ci accorgiamo che presenterà delle criticità, ma riteniamo che possa dare tanto, tanto, tanto look nuovo alla città e soprattutto anche posti di lavoro. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, qualche minuto, ma vi aspettiamo ancora tante cose nella seconda parte del TG, a tra poco. Entra nel mondo Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città.
Supermercati Gemar. Cerca il punto vendita più vicino a te. Senza di voi non siamo nessuno. Siracusa siete voi. In campo rappresenteremo la vostra città, la vostra bandiera. Indosseremo i vostri colori. Suderemo la vostra maglia. E allora torniamoci insieme. Mingiamo insieme. Riportiamo la tutti fasti. Contiamo su di voi. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406/A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile. E guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris. Geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Piccoli cambiamenti in seno alla geografia politica del Consiglio Comunale. L'ultimo, in ordine di tempo, è la defezione di Alfredo Boscarino, che ha lasciato il PDL. Il consigliere comunale Alfredo Boscarino ha deciso di lasciare il PDL, nella lista del quale era stato eletto lo scorso anno in consiglio comunale, per aderire al gruppo misto. Nel motivare la scelta, Boscarino si dice amareggiato, pur ritenendo doveroso continuare nel ruolo di consigliere comunale, scindendo definitivamente la sua persona e la figura politica dal simbolo e dalla conduzione di questa realtà siracusana. L'adesione al gruppo misto è motivata dal fatto che sia l'unico gruppo consiliare senza connotazione partitica e appartenenze, in ottemperanza al mandato che gli è conferito dai cittadini come garante del programma depositato e per il quale si è assunto precisi impegni con gli elettori siracusani e con i concittadini. Sempre in tema di gruppi consiliari, cioè registrare l'istituzione del gruppo consiliare di SEL, Sinistra, Ecologia e Libertà, il passaggio formale è stato consumato in occasione dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Capogruppo è stato nominato Enrico Locurzio, ne fanno parte consiglieri Arrabito e Malignaggi. Nella lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, i tre consiglieri sostengono l'importanza della scelta politica, pur mantenendo la connotazione della maggioranza, dicono di volere essere critici e riflessivi rispetto alle scelte dell'amministrazione comunale. Sarà affrontata in Consiglio Comunale la proposta di istituire una convenzione per le nuove locazioni a canoni convenzionati, quindi un provvedimento a favore delle famiglie siracusane bisognose, comunque indigenti, nella difficoltà per pagare affitti.
Un atto di indirizzo che sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale prevede l'attivazione di un piano di convenzione per nuove locazioni a canoni convenzionati a favore delle famiglie bisognose siracusane. La proposta giunge dal consigliere comunale Fabio Rodante, che in Commissione Bilancio ha ottenuto una sostanziale adesione da parte dell'assessore al bilancio Gianluca Scrofani, previo raccordo con il ragioniere generale e l'assessore alle politiche sociali. La proposta scaturisce dalla situazione di difficoltà economica e sociale che colpisce sempre più nuclei familiari costretti in situazioni di morosità e spesso vittime di intimazione di sfratto. Gli alloggi popolari non riescono a colmare le richieste in progressivo aumento di assistenza che provengono da un numero sempre maggiore di cittadini in difficoltà. La proposta di Rodante consiste nella stipula di una convenzione che possa tutelare i cittadini proprietari di immobili non utilizzati, disponibili a concedere gli stessi in locazione con canoni sociali o calmierati a cittadini in difficoltà inseriti nelle liste di attesa o di assistenza del Comune di Siracusa. Acquisita anche la disponibilità della Caritas diocesana di Siracusa a monitorare le famiglie in difficoltà, garantendo agli uffici comunali tutte le informazioni utili per il corretto utilizzo dei beni immobili concessi in locazione e la veridicità dello stato di bisogno dei richiedenti. Si può in questo modo ottenere, dice Rodante, dal Comune di Siracusa un incentivo per i proprietari di seconde case, prevedendo una modifica del regolamento e delle tariffe IMU affinché si introduca una sostanziale detrazione dell'imposta sugli immobili concessi in locazione, inseriti nel progetto social housing e locazioni a canoni convenzionati. Si torna a parlare, non si è mai smesso in effetti, di Villa Reiman e del suo futuro. Una riunione operativa il prossimo lunedì da parte della Commissione Cultura del Comune per vedere un po' quale sarà il futuro appunto dell'edificio ereditato. Lunedì prossimo alle 11 alla saletta conferenze di Villa Reiman si riunirà la Commissione Cultura del Comune di Siracusa, presieduta da Carmen Castelluccio, alla quale sarà rappresentata l'attuale situazione dell'intero patrimonio dell'ascito. La riunione sarà preceduta da una visita che si effettuerà all'interno della villa con la partecipazione dell'assessore alla cultura Francesco Italia. L'incontro fa seguito ad altri realizzati nel corso delle settimane passate. Sarà una riunione operativa costituendo l'occasione per illustrare alla Commissione i risultati del lavoro di ricognizione realizzato dal gruppo Save Villa Reiman sulla vita della Reiman e sul suo generoso lascito alla città di Siracusa, in modo da sensibilizzare i consiglieri sull'opportunità di procedere senza ulteriori indugi a fermarne il continuo degrado, a ricollocare nella villa gli arredi e tutta la dotazione artistica attualmente dispersa in tanti luoghi, in modo da creare un memoriale di Christian Reiman e poter rilanciare così il ruolo nazionale ed internazionale che le compete. L'obiettivo più volte dichiarato è quello di far rispettare i voleri della nobildonna e non cedere a diverse lusinghe e proposte avanzate di recente che potrebbero anche mettere a rischio la validità dell'ascito testamentario. Andiamo a Lentini adesso. Gli abitanti di via San Paolo si dicono costretti a coabitare con la fogna a cielo aperto. Oltre a scrivere al sindaco, però, hanno anche inviato una dettagliata denuncia ai carabinieri e alla polizia urbana. Ci troviamo a Lentini, in via San Paolo 165, dove scorre una fogna a cielo aperto. I cittadini hanno protestato al comune, ma fino ad oggi non si registra nessun intervento. Convivere con la fogna che significa? La fogna significa che ho malato, che viene malattia, cose. Ma qui è che aiutare gli altri, che li deve aiutare. Perché da quanto tempo c'è questo problema? Che 0 anni, 3 anni hai. E non si interessano tutti, si interessano, ma non lo fa quasi. L'acqua della fogna arriva addirittura nei garage? Nei garage, sì, qui di fronte. Si fanno come tu, ma a china, magari china che si tira, ma ma in taglia da questa maniera, e il rosa tutto il cano garage. Ecco signore, io da tempo che protestate. Sì, io ho una pare di anni più, non è che cosa ogni anno, due anni. Che cosa ogni anno, una volta, due volte l'anno. No sindaco, ne vado, nessuno viene a recuperare i cani. Casa, ma mezza porcheria, topi. Tutti scrivete da sopra che sono cassuta, magari sacca da spazzatura. Mi deve credere, e magari altre cose che non posso manco dire, che arriva a cassutta. Io ho una vera vergogna, ho sindaco a pigliare un provvedimento per fare che quando piova, là come c'è fino a dincia. Non solo a mia, a piazza, a signore da bagno, a tutte pare che non c'è solo qua dincia. Ecco, lei si è fornita anche di bidone per evitare che l'acqua della fogna entri nella sua casa. Se lei vive mobili me, ma ha fatto ciò bote. Io mio marito ho 84 anni, non ne posso fare tonne mobili io, non ne posso fare, visto che c'è sta vasca, ma come cascate da sopra, non si chiama la vasca, poi non cascare da sotto mia. E che è una vergogna veramente. Usino che a pigliare un provvedimento, non a pensare solo a pigliare, a pensare magari per i cittadini, per come bene vogliono paia di cose.
Alla fine avete presentato anche un esposto, sì, al sindaco. Sì, ho sindaco, carabinieri e all'ufficio sanitario. Perché stavolta non ce la facciamo più. E se non facciamo questo, facciamo le altre cose che supera ancora. Guardate, sono proprio a ruota alle estreme. Che io quando chiamo a spagnare fra la fognatura e l'acqua piovana, ma che mi c'è la serincia, è una cosa, proprio una decenza veramente, sì. Era l'ultimo servizio, il nostro telegiornale si conclude qui. Vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.